Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, unboxeremo il pacco di Prozis. In sostanza, cos'è Prozis? Praticamente è un sito che vende un sacco di prodotti proteici e poco calorici e praticamente vengono acquistati specialmente dai palestrati perché hanno appunto molte proteine. E niente, io volevo fare un acquisto perché in realtà adesso mio fratello dice che costa in realtà tanto, però secondo me i prodotti che ci sono... No! No! I prodotti che ci sono secondo me sono equilibrati nella fascia del prezzo. E niente, quindi allora io effettivamente l'ho già aperto il pacco. Perché ho usato una salsa, due salse e poi mi sono fatta, vabbè, una roba, comunque poi ve lo vedrete. E però non ho aperto tutte le cose e comunque poi niente, probabilmente ci farò un video assaggino, un mukbang. Ora vediamo insieme. A me sinceramente interesserebbe un botto tipo vedere un video del genere per quello che lo sto facendo. Poi qui vi metterò l'immaginina dei prodotti che appunto ho comprato con anche il prezzo, così magari se volete comprare vedete un attimino il prezzo. Poi la cosa bella è il fatto che il citofono quando hanno portato il pacco non è suonato, quindi questo pacco è andato disperso e sono dovuta andare a ritirare in un bar a caso, ma va bene lo stesso. Ora iniziamo e pesco totalmente a caso, in realtà io le cose so quali sono ma non me le ricordo sinceramente. Allora, mi sono scordata di dirvelo, questa qui è una barretta proteica al tipo biscotto e questa qui l'ho assaggiata già e però ne avevo prese due perché praticamente sono andata a portare fuori la Lilly, il cane, e quindi l'avevo già assaggiata ed è una semplice barretta proteica, sa effettivamente di biscotto ed è molto buona. Allora, aspettate un attimo perché ora pesco anche, aspettate, le altre cose che sono associate a questa barretta. Ossia, vabbè, l'altra non la trovo, che è praticamente quest'altra barretta uguale alla stessa, vabbè, la marca è la stessa, però ha lo stesso stile e ha i frutti di bosco, mi sembra, tipo lampone e cioccolato bianco. Secondo me questa qua è molto buona, non l'ho ancora assaggiata e ce n'è un'altra dentro il pacco perché erano a confezioni da due e vabbè, poi vi dirò al massimo, magari l'assaggerò in un video, vedremo poi. Queste qua sono super gasata, praticamente sono delle patatine, delle nachos zero e quindi sono ricche di fibre, pochi zuccheri e ricche di proteine e vabbè niente, secondo me gasa come idea e in realtà cioè, in questo pacco ci saranno un po' più le schifezze in generale perché cioè, io sono curiosa di assaggiare le cose diciamo che fanno meglio in schifezze, non so se avete capito il discorso, comunque queste qua sono patatine al formaggio. Che in teoria fanno meglio delle patatine in generale. Questa qui non l'ho ancora aperta ed è una salsa al curry. E io in realtà principalmente volevo prendere da Prozis perché hanno un sacco di queste salse zero che hanno pochissime calorie. E vabbè, sì, probabilmente fanno anche abbastanza male. Però secondo me è una figata. Non è che bisogna abusarne, però ogni tanto, secondo me, gasa come idea. E però non l'ho ancora assaggiata, vedete, è ancora chiusa. Queste qua, poi oltretutto mi sembra che costino tipo 2,79 euro, che raga, cioè sono 355 grammi, quindi non è tanto. E poi c'è scritto che hanno 2 calorie per 9 grammi, questa qua. Cioè, è pochissimo, ve lo assicuro, in confronto alle altre pochissimo. Oddio, questi qua. Allora, questi qui li ho sempre voluti, li ho sempre visti ovunque. Sono i noodles di cognac, praticamente sono... È tipo una pasta, finta pasta, e quindi in questo caso sono i noodles, poi c'era anche il riso così, con quante? 8 calorie per 100 grammi, che è pochissimo, ma infatti non lo so. Secondo me fa abbastanza schifo e queste qua probabilmente le proverò in un video. Secondo me fa abbastanza schifo, però boh, le volevo provare da un botto, quindi ma sì, proviamole.
E niente, boh, probabilmente ci sono anche tutti i gelatinosi, poi soprattutto questo qua non è che costano pochissimo, costano tipo 3 euro, in teoria un pacco intero te lo mangi, però non so perché ci sia un'acquettina dentro, comunque, vabbè, l'ho sempre voluto provare, l'ho vista in un sacco di video, quindi ho detto proviamo, prendiamole, così. Ok, allora, questi qui, ora vi dirò anche tutti i miei pareri, per questo coso, perché almeno sono sincera. Questi qua me li aspettavo più piccolo il pacchetto, se vedete dalle foto, me li aspettavo più piccolo e niente, sono semplicemente dei crostini al rosmarino e boh, volevo, non so perché io l'abbia preso, non me lo chiedete, però boh, magari per merenda così. E niente, l'ho voluto provare, non mi chiedete il perché, ora che me ne rendo conto, io pensavo che tipo fosse un pacchettino piccolino, tipo per snack, invece no, è proprio, vabbè, però sicuramente li mangerò perché tanto sono sempre buoni. Quindi questi qua sinceramente non ve li consiglio di prendere perché non hanno senso, però non lo so, non ne ho ancora assaggiati, magari sono buonissime, però. Ok, questi qui sono cereali sia bianchi che neri e sono proteici e a me piacevano perché mi ispirava il fatto che fossero piccolissimi. Sono 150 grammi e sinceramente per quanto li ho pagati? 5 euro, 6 euro, non mi ricordo. Ovviamente non l'avrei preso se avessi saputo che fossero stati così piccoli, cioè 150 grammi sono veramente pochi. E, però boh, quindi io sinceramente non ve li consiglio, però non li ho ancora assaggiati, quindi magari potrei anche fare un video dove assaggio tipo dove mangio tutte le cose proteiche della giornata, sarebbe figo. E vi faccio anche un po' vedere tipo una daily routine con anche le cose proteiche, così le assaggio anche un po'. Ditemi se lo volete giù nei commenti. Comunque, boh, questi qua appunto me l'aspettavo il pacchetto più grande, devo essere del tutto sincera, però non li ho ancora assaggiati. Magari sono buonissime, però non ne valgono 5, 4, 6 euro quanto costano. Questi qua ne ho presi due che sarà dentro. E sono dei pancake istantanei come si chiama? Al biscotto, diciamo, e li ho presi solo ed esclusivamente perché tipo volevo tipo di mattina se devo andare veloce così, boh, volevo provarli istantanei così. E niente, non mi chiedete il motivo per il quale, cioè non è che hanno molto senso, però va bene, li volevo assaggiare, li assaggerò prima o poi. Poi non costavano manco tanto, ne ho presi due di quei pacchettini. Ok, poi questi qui diciamo che me li aspettavo un po' più grandi, sono molto 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 piccoli, sono tipo un dopo pranzo, dopo cena, vedete sono molto molto piccoli, me li aspettavo più grandi, non so per quale motivo ci sia la confezione così di classe, perché cioè boh, che senso ha mettere la confezione così, però l'apprezziamo, eh. E niente, in realtà di questi qua non c'è molto da dire. E vabbè, comunque se volete sapere tipo delle informazioni così su degli alimenti che magari volete comprare, non so, volete sapere le calorie e le proteine che ci sono, scrivetemelo giù nei commenti che tanto vi rispondo, basta che lo guardo. A meno che io non l'abbia già mangiato quel prodotto, ve lo dico. Ok, questi qua ne ho presi due pacchetti, ma perché mi sa che era l'offerta, tipo c'erano solo i pacchetti da due. Vabbè, comunque sono degli snack al formaggio, proprio semplici, sono tipo dei crostinetti al formaggio. Boh, li ho presi perché volevo provare, poi ho pensato io in realtà del fatto che magari tipo a merenda io voglio di qualcosa e vorrei qualcosa di che stia diciamo nella mia dieta. In realtà questi qua non è che stanno nella mia dieta, però comunque vabbè sono comunque proteici, c'è scritto ricchi di fibre e quindi niente. Non lo so, capite? Volevo un po' qualcosa di più sano, anche se in realtà di sano hanno poco. Comunque, sono comunque ricchi di proteine, quindi ci sta, secondo me. Poi questi qua erano pure pacchetti da due e non costavano manco tanto. Dopo vi prendo anche l'altro se lo trovo. Ecco, questo qui è il secondo instant pancake. E al massimo, se volete anche sapere dei pareri sul fatto, su qualcosa che ho assaggiato magari, se appunto l'ho già assaggiata, ve lo dico e vi dico com'è, oppure ci faccio il video, poi vedremo. Questo qui è un bagel, quelli l'avete sicuramente già visti, tipo anche nei cosi americani, una ciambella, diciamo. E questa, sinceramente, me l'aspettavo più grande perché, raga, è piccola, cioè, ve lo giuro, è piccola. Poi dalla foto sembrava molto più grande e poi è un po' tipo un mattone. E quindi, sinceramente, se questa qua dovessi, poi, cioè,
79 centesimi per questa cosa, che non è tanto, però comunque non, secondo me non ne vale la pena. Se dovessi scegliere non la ricomprerei, sinceramente, anche se può essere anche buona, però è molto piccola, cioè non serve praticamente a niente. Oh, raga, no, questo qua, aspettate, ho capito cos'è, ma stavo per fare il danno. Ok, questo qua è sicuramente uno degli acquisti migliori che potessi fare. E è una. Vabbè, una. Sono le wraps. E niente, gasano un sacco. Sono tipo. Com'è che posso dirvi? Sono molto sottili comunque. E quindi hanno anche poche calorie. E oltretutto. Sono tipo morbide. Quindi sono come quelli messicani. Non mi ricordo come si chiamano. Però, raga, ve lo giuro, queste qua le ho già assaggiate e sono buonissime. Cioè, sanno esattamente di piadina, però è più molle, semplice, cioè è più morbida e poi comunque è più sottile. Però sono sempre di piadina, sono molto molto buone e quindi queste qua ve le straconsiglio. Poi non costavano pochissimo, perché alla fine le piadine costano così, sono 6 dentro, quindi sono anche un bel po'. Queste qua ve le straconsiglio assolutamente e se dovessi rifare un altro ordine le compro perché è veramente wow. Probabilmente poi vi consiglierei anche altre cose, ma cioè, praticamente non ho assaggiato niente per fare il video. Quindi, ok, queste qui sono sempre patatine, perché sì, le volevo fare tutte e due. E sono patatine, queste qua, le altre erano nachos, queste qua sono patatine. E al gusto formaggio e cipolla, semplicemente, sempre ricche di proteine, senza zuccheri e ricche di fibre. Secondo me le patatine sono una roba da provare, possono probabilmente far, cioè, probabilmente faranno abbastanza schifo. Però volevo provare questo qui. Allora, ho usato uno sconto, un codice che adesso non mi ricordo qual è, mi dispiace, ma era praticamente un codice che ti dava il 10% dello sconto e poi ti dava due cose in omaggio. Questa qua era una delle robe in omaggio che infatti io non avrei mai preso, però cioè perché è più che altro una bella bomba. È tipo uno sneakers un po' più cioccolatoso. E niente, proteico semplicemente. E beh, 22 grammi di proteine. Vabbè, comunque gasa, secondo me. Cioè, va bene, assaggerò un pezzettino un giorno, però è molto molto pesante. Se un giorno voglissima di dolci, lo assaggerò. Ok, questo qua. Che questo qui non ho ancora capito cos'è, sinceramente. Ma scusate un attimo, ora mi fa. Ah, ma raga, ma. Mi sa che è. Mi sa che io pensavo che fossero tipo dei cioccolatini questi. Ma in realtà mi sa che è tipo cioccolato bianco istantaneo. Può essere? Poi lo leggo questo qui, non ho idea. Comunque dovrebbe essere. Io pensavo che fossero dei cioccolatini, cioccolato bianco e lampone. In realtà mi sa che è un cioccolato bianco istantaneo, lampone e sempre cioccolato bianco. E niente, vabbè. Allora, questa qui è la salsa Caesar, quella lì che si mette nelle insalate. E questa qui l'ho mangiata, devo essere del tutto sincera, l'ho messa nell'insalata ed è molto buona. Oh, allora, è uguale identica a quella lì del McDonald's, però è un po' più liquida. E quindi. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Sono solo venuta a dire a Giulia che i piccoli pani Sono pronti. sono andati un po' al bar. No, no, i miei no, i tuoi. I miei no. Sono uguali. No, I tuoi sono un no, no. po' più al bar perché sono più Va sottili. bene, Luca. È uguale, Vanno cosa devo bene? dire? Sì, cos'è che li buttiamo? Luca, ti cadono. Un piccolo abbraccio. Luca. Smettila! Dagli abbracci e biscotti. Luca, dai, sto facendo. Allora, questa salsa vi stavo dicendo che è uguale identica a quella di McDonald's. Se non l'avete mai assaggiata, non so cosa dirvi. Sì, ho preso l'insalata del McDonald's, sconvolgente. Non lo so, un giorno avevo l'insalata, poi quella del McDonald's è buona in realtà. Vabbè, comunque nella cosa dell'insalata ti possono dare sia l'olio che la salsa Caesar. Io ho preso la salsa Caesar ed è uguale identica a questa, solo che quella lì è un po' più solidina. Anche se la salsa Caesar in generale è abbastanza liquida. Comunque, raga, sì, questa qui ve la consiglio, ve lo assicuro, che l'insalata è molto molto buona. Non ho nient'altro da dire, è buona. Poi,
Poi questo qui era sempre come omaggio nell'offerta che ho messo, nello sconto che ho messo, ed è un wafer zero, semplicemente wafer alla vaniglia. Vabbè, zero nel senso che ha pochi zuccheri, tante proteine, niente. Credo che sia buono, non lo so, sinceramente, non saprei dirvi, non l'ho assaggiata. Tantan, arriviamo a questo, il famosissimo, e io questo video a me sarebbe stato utile, perché? Perché questa salsa, ok? Se devo essere del tutto sincera, io sono una persona sincera, fa schifo. Non si dice fa schifo nel cibo, però non è buona, non è buona perché? Perché io dico, cavolo, salsa al cioccolato zero, la metto un po' nel porridge, la metto un po' ovunque per farmi un dolcettino sano. Invece no, perché non è buona. Sa tipo di... il cioccolato il retrogusto c'è, però è molto aspra. Non so il motivo. Mi fa un po' senso mangiare questa cosa, ve lo giuro. Però, boh, sinceramente non è buona. Ora, io ve lo giuro, io mi impegnerò a riprovarla. Poi l'ho provata nella mela, quindi magari è quello che mi dà un po' di aspro. Poi l'ho provata un po' da sola dopo, mi faceva schifo. Magari mangiandola da sola proprio ci provo e vediamo com'è che va. Però non mi piace, cioè ha un gusto proprio strano. Io sinceramente, se dovessi darvi un'opinione, non ve la consiglio, semplicemente. Poi non costa manco tanto, però cioè, è così, a me non è piaciuta. Oh, ok. Casualità sono le cose doppie. È finito. Sono le cose doppie a fine per ultime. Raga, sinceramente, facciamo le conclusioni finali. Io ve l'ho promesso, se lo volete, però lo dovete scrivere giù nei commenti, io farò un video dove diciamo assaggerò un po' di cose facendo anche un daily routine, così vi faccio vedere anche la mia skincare, visto che me lo chiedete molto spesso. No, non è vero, non me lo chiede nessuno, ma non me frega niente. E poi dovrei fare un altro ordine perché erano finite ovviamente la salsa teriyaki, la salsa così, la salsa cosà. La barbecue c'era ma non ho voluto prendere, la salsa teriyaki che mi dicono tutti che è buonissima, quella lì la voglio prendere, la voglio assaggiare. Niente, io credo di essere stata utile per qualcuno che magari voleva fare un ordine da Prozis. Ora sapete le cose buonine, le cose non buone, anche se non è che abbia assaggiato tante cose. Le piadine ve le consiglio, ve l'ho già detto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle idee, scrivetemele giù nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna mia notifica. Seguitemi su Instagram e su TikTok, giulie_bembe, ve lo lascio qua sotto. E niente, io vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!